Corse, staffette e birilli colorati per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice insieme per partecipare ai giochi estivi allo Stadio Marco Tomaselli. 349 piccoli delle terze, quarte e quinte classi che hanno dato prova delle loro abilità motorie in campo nonostante le difficoltà affrontate da insegnanti e tutor che all'inizio della manifestazione sportiva hanno trovato lo Stadio Pian del Lago chiuso a chiave. Risolto il disagio, gli atleti in erba hanno trasformato un caldo giorno di scuola in un momento di aggregazione, soprattutto durante la staffetta. Un progetto sport di classe promosso e realizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca e dal CONI. Allora, noi stamattina con la Lombardo Radice abbiamo organizzato questi giochi. Come esperti esterni siamo stati convocati dal CONI per poter seguire tutte le classi dell'interistituto. Stamattina, ahimè, come sempre, l'organizzazione è quella che diciamo è il gioco minore, il gioco in cui non funziona qui a Caltanissetta. Organizzazione sbagliata, in quanto un mese prima avevamo già chiesto l'autorizzazione per poter utilizzare lo stadio e qua stamattina siamo rimasti fuori per circa un'oretta. Con l'ingegno e con diciamo, anche il sostegno della Paccagnin, Anna Maria Paccagnin, siamo riusciti ad entrare a far accedere i ragazzi. Fortunatamente questi giochi sono diciamo, stati effettuati nel migliore dei modi e hanno avuto un'ottima conclusione, ma noi cercheremo anche di capire e di poter portare questa Caltanissetta al meglio, in quanto non riusciamo ad avere sostegno per quel che riguarda un'organizzazione fatta, diciamo, ad hoc. Comunque noi abbiamo fatto il nostro lavoro e siamo felici oggi di poter aver contribuito a questi giochi estivi del progetto Sport di Classe. Il progetto Sport di Classe è stato avviato non nel primo anno per consentire ai ragazzi degli elementari di poter avere un'attività succedanea a quella dell'attività motoria che già svolgono nella scuola. Gli insegnanti, i maestri non sono preparati e quindi il CONI ha deciso di poter prendere dei laureati specializzati in scienze motorie, quale io, la Paglialuca e il mio collega Delluti Alessio, per poter seguire in questo caso la Lombardo Radice, l'Istituto Comprensivo Lombardo Radice. Il progetto è durato 6 mesi, abbiamo diciamo, avuto un ottimo risultato come si evince dalla presenza dei ragazzi, ma anche grazie alla collaborazione del preside e dei maestri che sono stati per noi indispensabili, in quanto la fonte primaria di tutto questo è l'esperienza dei maestri. Noi subentriamo per poter dare un piccolo contributo all'insegnamento e nell'attività motoria.